Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù. Ecco, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Oggi che è il 26 di agosto, noi vogliamo continuare a leggere la parola del Signore. Noi leggeremo i capitoli 18 e 19 di Secondo Re. Quindi vieni con me a leggere la parola del Signore. Parola di Dio, secondo libro dei Re, capitolo 18 e poi capitolo 19. Metti un like e condividi. Invita altre persone per leggere la parola del Signore tutti i giorni, a mezzogiorno, oppure dove vuoi e quando vuoi. Leggendo la parola del Signore insieme. Iscriviti su questo canale. Il terzo anno di Osea, figlio di Ela, re di Israele, cominciò a regnare Ezechia, figlio di Acas, re di Giuda. Aveva 25 anni quando cominciò a regnare e regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Abi, figlia di Zaccaria. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, proprio come aveva fatto Davide suo padre. Soppresse gli alti luoghi, frantumò le statue, abbatté l'idolo d'Astarte e fece a pezzi il serpente di rame che Mosè aveva fatto, perché fino a quel tempo i figli di Israele le avevano offerto incenso e lo chiamò Neustan. Egli mise la sua fiducia nel Signore, Dio di Israele, e fra tutti i re di Giuda che vennero dopo di lui o che lo precedettero, non ve ne fu nessuno simile a lui. Si tenne unito al Signore, non cessò di seguirlo e osservò i comandamenti che il Signore aveva dati a Mosè. Il Signore fu con Ezechia, che riusciva in tutte le sue imprese. Si ribellò al re d'Assiria e non gli fu più sottomesso. Sconfisse i Filistei fino a Gaza e ne devastò il territorio, dalle torri dei guardiani e le città fortificate. Il quarto anno del re Ezechia, che era il settimo anno di Osea, figlio di Ela, re di Israele, Salmaneser, re d'Assiria, marciò contro Samaria e la assediò. Dopo tre anni la conquistò. Il sesto anno di Ezechia, che era il nono anno di Osea, re di Israele, Samaria fu presa. Il re d'Assiria trasportò gli israeliti in Assiria e li collocò in Ala e sull'Albor, fiumi di Gozan e nelle città dei Medi. Infatti, non avevano ubbidito alla voce del Signore, loro Dio, e avevano trasgredito il suo patto, cioè tutto quello che Mosè, servo del Signore, aveva comandato. Essi non l'avevano ascoltato né messo in pratica. Il quattordicesimo anno del re Ezechia, Sennacherib, re d'Assiria, marciò contro tutte le città fortificate di Giuda e le conquistò. Ezechia, re di Giuda, mandò a dire al re d'Assiria, a Lachis: ho sbagliato, ritirati, e io mi sottometterò a tutto quello che mi imporrai. Il re d'Assiria impose a Ezechia, re di Giuda, 300 talenti d'argento e 30 talenti d'oro. Ezechia diede tutto l'argento che si trovava nella casa del Signore e nei tesori del palazzo del re. Fu allora che Ezechia, re di Giuda, staccò dalle porte del Tempio del Signore e dagli stipiti le lame d'oro di cui egli stesso li aveva ricoperti e li diede al re d'Assiria. Il re d'Assiria, da Lachis, mandò a Ezechia a Gerusalemme Tartan, Rabissaris e Rabsaché con un grande esercito. Essi salirono e giunsero a Gerusalemme. Quando arrivarono, si fermarono presso l'acquedotto dello stagno superiore che è sulla strada del campo del lavandaio. Chiamarono il re ed Eliakim, figlio di Chilchia, sovrintendente del palazzo, andò da loro con Sebna, il segretario, con Ioa, figlio di Asaf, l'archivista. Rabasaché disse loro: andate a dire a Ezechia, così parla il gran re, il re d'Assiria, che fiducia è questa che tu hai? Tu dici che per fare la guerra consiglio e forza sono soltanto parole, ma in chi mette la tua fiducia per osare di ribellarti a me? Ora,
Ecco, tu confidi nell'Egitto, in quel sostegno di canna rotta che penetra nella mano di chi si appoggia e che gliela fora. Così è il faraone re d'Egitto per tutti quelli che confidano in lui. Forse mi direte, noi confidiamo nel Signore, nel nostro Dio. Ma non è forse quello stesso di cui Ezechia ha soppresso gli altri luoghi e gli altari dicendo a Giuda e a Gerusalemme, voi adorerete davanti a questo altare a Gerusalemme? Ora, fa una scommessa con il mio Signore, il re da Siria, e io ti darò 2000 cavalli se tu non puoi fornire altrettanti cavalieri da cavalcarli. Come potresti tu far voltare le spalle a un solo ufficiale, uno dei minimi servitori del mio Signore? Ma tu confidi nell'Egitto per avere carri e cavalieri. Adesso sono forse salito senza il volere del Signore contro questo luogo per distruggerlo? Il Signore mi ha detto, sali contro questo paese e distruggilo. Allora Eliakim, figlio di Chilchia, Sebna e Ioa dissero a Rabsache, ti prego, parla ai tuoi servi in aramaico, perché noi lo capiamo. Non parlarci in lingua giudaica, poiché il popolo che sta sulle mura ascolta. Ma Rabsache rispose loro, il mio Signore mi ha forse mandato a dire queste parole al tuo Signore e a te solamente? Non mi ha forse mandato a dirle a questi uomini che stanno sulle mura e che presto saranno ridotti a mangiare i loro escrementi e bere la loro urina con voi? Allora Rabsache, stando in piedi, gridò ad alta voce e disse in lingua giudaica, «Udite la parola del re da Siria!» Così parla il re, «Non vi inganni, Ezechia, poiché egli non potrà liberarvi dalle mie mani, né vi faccia Ezechia riporre la vostra fiducia nel Signore, dicendo, «Il Signore ci libererà! Di certo di questa città non sarà data nelle mani del re da Siria!» Non date retta a Ezechia, perché così dice il re da Siria, fate la pace con me, arrendetevi a me e ognuno di voi mangerà il frutto della vite del suo fico e berrà l'acqua della sua cisterna finché io venga e vi conduca in un paese simile al vostro, paese ricco di grano, di vino, paese di pane, di vigne, di olive, di miele, e voi vivrete e non morrete. Non date dunque ascolto a Ezechia quando cerca di ingannarvi dicendo «Il Signore ci libererà». Qualcuno degli dei delle nazioni ha forse liberato il suo paese dalle mani del re da Siria? Dove sono gli dei di Kamat e di Arpad? Dove sono gli dei di Sepharvaim, di Ena e di Iva? Hanno forse liberato Samaria dalla mia mano? Fra tutti gli dei dei paesi, quali sono quelli che hanno liberato il loro paese dalla mia mano? Il Signore potrà forse liberare Gerusalemme dalla mia mano? Il popolo tacque e non rispose nulla, poiché il re aveva dato quest'ordine. Non gli rispondete. Allora Eliakim, figlio di Chilchia, sovrintendente del palazzo, Sebna, il segretario, e Ioa, figlio di Asaf, l'archivista, andarono da Ezechia con le vesti stracciate e gli riferirono le parole di Rabsache. Ora leggiamo capitolo 19 del libro di Secondo Re. Quando il re Ezechia ebbe udito questo, si stracciò le vesti, si coprì di un sacco ed entrò nella casa del Signore. Mandò Eliakim, sovrintendente del palazzo, Sebna e segretario, e i sacerdoti più anziani coperti di sacche dal profeta Isaia, figlio di Amytos. E essi gli dissero, così parla Ezechia, oggi è giorno d'angoscia, di castigo e di disonore, poiché i figli stanno per uscire dal grembo materno, però manca la forza per partorirli. Forse il Signore tuo Dio ha udito tutte queste parole di Rabsache, che è il Signore, che il re da Siria, suo Signore, ha mandato per insultare il Dio vivente. E forse il Signore tuo Dio lo punirà per le parole che ha udite. Rivolgili dunque una preghiera in favore del resto del popolo che rimane ancora.
I servi del re Ezechia andarono dunque da Isaia. Isaia disse loro: così direte al vostro Signore, così dice il Signore, non temete per le parole che hai udite, con le quali i servi del re da Siria mi hanno insultato. Ecco, io metterò in lui uno spirito tale che all'udire una certa notizia egli tornerà nel suo paese, e io lo farò morire di spada nel suo paese. Rabsaché tornò dal re da Siria e lo trovò che assediava Libna, poiché l'aveva saputo che il suo signore era partito da Lachis. Il re ricevette questa notizia concernente Tiraca, re di Etiopia. Egli si è mosso per farti guerra, perciò inviò di nuovo dei messaggeri a Ezechia con questo messaggio. Dite così a Ezechia, re di Giuda: il tuo Dio nel quale confidi non ti inganni dicendo Gerusalemme non sarà data nelle mani del re da Siria. Ecco, tu hai udito quello che i re da Siria hanno fatto a tutti i paesi, come li hanno distrutti? E riusciresti a scampare? Gli dei delle nazioni che i miei padri distrussero, gli dei di Gozan, di Caran, di Resef, i dei figli di Edom che erano a Telassar, riuscirono forse a liberarle? Dove sono i re di Kamat, re di Arpad, i re della città di Sefarvaim, di Enna e Diva? Ezechia prese la lettera dalle mani dei messaggeri e la lesse, poi salì alla casa del Signore e la spiegò davanti al Signore. Ezechia pregò davanti al Signore dicendo: Signore, Dio di Israele, che siedi sopra i cherubini, che tu solo sei Dio di tutti i regni della terra, tu hai fatto il cielo e la terra. Signore, porgi l'orecchio e ascolta. Signore, apri gli occhi e guarda. Ascolta le parole di Sennacherib, ammandate per insultare il Dio vivente. È vero, Signore, i re da Siria hanno devastato le nazioni e i loro paesi e hanno dato alle fiamme i loro dei, perché quelli non erano dei, erano opera di mano d'uomo, legno e pietra. Li hanno distrutti, ma ora, Signore, nostro Dio, salvaci. Te ne supplico dalla sua mano affinché tutti i regni della terra riconoscono che tu solo, Signore, sei Dio. Allora Isaia, figlio di Amoz, mandò a dire a Ezechia: così dice il Signore, figlio di Israele, ho udito la preghiera che mi hai rivolta riguardo a Sennacherib, re da Siria. Questa è la parola che il Signore ha pronunciata contro di lui. La Vergine, figlia di Sion, ti disprezza, si fa beffe di te. La figlia di Gerusalemme scrolla il capo dietro di te. Chi ha insultato e oltraggiato? Contro chi hai alzato la voce e levati in alto gli occhi? Contro il Santo di Israele. Per bocca dei tuoi messaggeri tu hai insultato il Signore e hai detto: con la moltitudine dei miei carri io sono salito in cima alle montagne. Sui fianchi del Libano io abbatterò i suoi cedri più alti e i suoi cipressi più belli. Arriverò al suo più remoto nascondiglio, alla sua magnifica foresta. Io l'ho scavalcato e ho bevuto delle acque straniere. Con la pianta dei miei piedi prosciugherò tutti i fiumi d'Egitto. Non l'hai udito? Da lungo tempo ho preparato questo, dai tempi antichi ne ho ideato il progetto e ora ho fatto in modo che si compia, che tu riduca città forti in monti di rovine. I loro abitanti, privi di forza, sono spaventati e confusi, sono come l'erba dei campi, come la tenera verdura, come l'erbetta di tetti, come grano riarso prima della metta la spiga. Ma io so quanto, quando ti siedi, quando esci, quando entri, quando ti infuri contro di me. Poiché ti sei infuriato contro di me e perché la tua insolenza è salita alle mie orecchie, io ti metterò il mio anello al naso, il mio morso in bocca e ti farò tornare per la via da cui sei venuto. E questo, Ezechia, ti servirà di segno. Quest'anno si mangerà il frutto del grano caduto. Il secondo anno
quello che crescerà da sé, ma il terzo anno seminerete, mieterete, pianterete vigne e ne mangerete il frutto. E il rimanente della casa di Giuda, che sarà scampato, metterà ancora radice in basso e porterà frutto in alto. Poiché da Gerusalemme ci sarà un residuo. E usciranno degli scampati dal monte Sion, lo zelo ardente del Signore, dell'esercito farà questo. Perciò così parla il Signore riguardo al re d'Assiria. Egli non entrerà in questa città e non vi lancerà freccia, non la assilirà con scudi e non alzerà trincee contro di essa. Egli se ne tornerà per la via da cui è venuto e non entrerà in questa città, dice il Signore. Io proteggerò questa città per salvarla, per amor di me stesso e per amor di Davide, mio servo. Questa stessa notte l'angelo del Signore uscì e colpì nell'accampamento degli Assiri 150.000 uomini. Quando la gente si alzò la mattina, erano tutti cadaveri. Allora Sennacherib, re di Assiria, tolse l'accampamento, partì, se ne tornò a Ninive, dove rimase. Mentre egli stava adorando nella casa del suo dio Nisroch, i suoi figli Adramelech e Sarezer lo uccisero a colpi di spada e si rifugiarono nel paese di Ararat. Suo figlio Esaradon gli succedette nel regno. Parola del nostro Signore. Io ti aspetto perché domani noi possiamo concludere questa settimana di lettura della parola del Signore. Perché? Perché questo è leggiamo la Bibbia insieme. Dio ti benedica, benedizione dal Signore nel nome di Cristo Gesù.